Buongiorno, sono Vito Annese, gastroenterologo, primario della gastroenterologia ospedaliera nell'ospedale Careggi di Firenze. E in questa occasione parleremo dei farmaci biologici e soprattutto delle loro applicazioni in terapia nelle malattie infiammatorie dell'intestino, cioè la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Intanto chiarire cosa sono i farmaci biologici, e in alternativa a quelli chimici e prodotti di sintesi, come può essere l'aspirina, per fare un esempio, sono prodotti disegnati in laboratorio per essere poi replicati e prodotti su larga scala da organismi viventi, che possono essere colture cellulari o animali di laboratorio. E in generale sono dei prodotti che vanno a riprodurre delle proteine del nostro organismo, ad esempio l'insulina che attualmente utilizziamo è un farmaco biologico di sintesi, o l'eritropoietina, che è l'ormone che viene utilizzato per stimolare la produzione di midollo osseo, è un farmaco biologico di sintesi. Più recentemente sono stati anche prodotti dei farmaci biologici che vanno a bloccare magari delle proteine specifiche, che possono essere delle proteine infiammatorie o dei recettori che ad esempio sono espressi da cellule tumorali per bloccare dei tumori. Quello di cui vi volevo parlare sono appunto i farmaci biologici che sono utilizzati nelle malattie infiammatorie dell'intestino, che sono malattie che per effetto dell'infiammazione determinano aumentata produzione di una proteina che si chiama TNF. E ormai da molti anni usiamo un anticorpo che blocca il TNF-alfa, che è aumentato in questi pazienti, determinando un notevole beneficio in termini di efficacia terapeutica. In queste malattie, in circa un terzo dei casi, e forse più, la terapia tradizionale non è efficace, e questi farmaci utilizzati per via endovenosa o per via sottocutanea sono in grado di dare delle spettacolari risposte terapeutiche, non soltanto sui sintomi, ma anche sui danni presenti a livello dell'intestino. C'è un grosso interesse da parte del mondo dell'industria, appunto, per l'efficacia di questi farmaci, e di nuovi se ne affacciano. Tra pochi mesi sarà disponibile un nuovo farmaco biologico in queste malattie, che ha un effetto completamente diverso. Questo è un farmaco che blocca la migrazione dal torrente circolatorio dei linfociti attivati, bloccando delle proteine che vanno a sigillare praticamente il torrente circolatorio, che si chiamano integrine. Questi farmaci sono stati dimostrati particolarmente utili sia nella malattia di Crohn che nella colite ulcerosa, e sono stati sviluppati unicamente per queste malattie e saranno disponibili tra pochi mesi anche in commercio in Italia. Sono stati ormai approvati, è soltanto il tempo tecnico di determinare il prezzo al mercato. Il campo dei farmaci biologici è molto interessante, ma sta creando dei problemi anche in termini di costi, perché sono farmaci particolarmente costosi, e quindi no, noi come medici siamo in campo per cercare di utilizzarli al meglio, cioè esattamente lì quando servono e nella durata ottimale di trattamento. E quello che è importante è che vengano usati al momento giusto, nel paziente giusto, cioè né troppo presto né troppo tardi, quando la malattia è troppo avanti e il farmaco non è più in grado di ripristinare le normali situazioni dell'intestino, e inevitabilmente si deve ricorrere all'intervento chirurgico.